E sapete, mentre era in pieno la seconda ondata, e lo scorso autunno io ho dovuto scappare a Catania, che è la città dove sono cresciuto, la città della mia famiglia, e perché mio padre ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento. E quindi mi sono trovato appunto in questa casa di mia madre con libri, oggetti e anche semplicemente ambienti che mi riportavano alla mente tante cose del mio passato. E in particolare ho recuperato questa storia, che è una storia di Giufà. Non so se qualcuno di voi c'era, ma un po' di anni fa in questa stessa biblioteca abbiamo fatto un incontro su Giufà, che era una cosa interculturale, abbiamo letto in varie lingue, tra cui appunto il siciliano. Io, il siciliano. E in questo caso invece volevo raccontare una storia un po' più lunga, quella naturalmente ci siamo tenuti sui 30 secondi, era tanto per far sentire un po' il suono. Una storia un po' più lunga che ricorda un po' la storia che mi raccontava mio nonno quando eravamo piccoli. Mio nonno, se non volevamo mangiare, ci raccoglieva attorno a un tavolo e raccontava una storia, e nel frattempo un boccone per uno, noi cugini. E non è una di quelle perché lui le inventava improvvisando e nessuno ha mai pensato di trascriverle, e quelle storie si sono perse con lui. Purtroppo è una storia presa da un libro. E però, secondo me, restituisce molto bene questa atmosfera. Fa vedere anche questo Giufà, come dire, un po' più mosso rispetto a quello che appunto della storia da 30 secondi, no? Caratterizzato dal suo tipico. Dal suo tipico aspetto del carattere, che è la pigrizia, il fatto di non voler lavorare. E infatti, una volta la sua mamma lo chiamò e gli disse: Giufà, tu devi mettere la testa a posto perché io non ti posso mantenere per sempre. Ti devi trovare un lavoro. Ma com'è possibile che alla tua età non lavori? Esci e trovati un lavoro. Non tornare finché non hai messo la testa a posto. E Giufà si fa convincere e pensa: sì, in effetti dovrei mettere la testa a posto, dovrei trovarmi un lavoro. Guarda come vado in giro, sembro uno straccione. Chi mai me lo darebbe un lavoro se vado in giro così? E quindi, per prima cosa, decide di andare al mercato a rifarsi il guardaroba. È una piccola cittadina, lo conoscono tutti, e quindi i mercanti, ma dai, sono anche contenti che finalmente Giufà mette la testa a posto e ha deciso di trovarsi un lavoro, via, sì, intanto ti anticipo la merce e poi mi pagherai quando avrai un lavoro. E quindi Giufà prende a credito la camicia nuova, i pantaloni, il corpetto, le scarpe, il berretto, tutto bello, contento, sembra un figurino. Torna e dice: bene, vestito sono vestito. Ma chi me lo fa fare di lavorare? Adesso devo trovare un buon modo per non lavorare. Come potrei fare? Come potrei fare? Mi fingo morto. Allora entra in casa, si mette a letto e aspetta che arrivi sua madre. Quando sente la porta che si apre, stira le palette, modo di dire nostro per dire che appunto stende le gambe tenendo i piedi dritti come due palette. Posizione tipica del morto, se si dice come eufemismo del morto, e comincia a lamentarsi. Oh, sto morendo! Appena la madre è perfettamente entrata, chiude la porta. Oh, e smette di parlare, chiude gli occhi.
La madre si avvicina. Figlio mio, che è successo? Figlio mio, è morto! È morto! Comincia a urlare per tutto il paese, tutti si disperano. Povera signora, povera, povero Giufama, come è potuto essere? Proprio adesso che aveva messo la testa a posto! Certo, mi doveva ancora i soldi della camicia, ma dai, glieli a buono, ci mancherebbe di fronte alla morte. Si guarda queste piccole cose, tutti i commercianti della città rinunciano al loro credito, tranne quello della berretta. Quello che gli ha venduto la berretta ci pensa e dice: secondo me qua c'è qualcosa che puzza, a me non mi convince questa storia. Si mette fuori dalla porta e aspetta. Giuffà deve continuare la sua finzione e fa finta sempre di essere morto. Per cui organizzano il funerale, arrivano con la cassa, lo mettono nella cassa, lui fermo, rigido, bravissimo nella sua recitazione, lo mettono nella cassa, fanno questo grandissimo corteo, la madre sempre che si dispera, chiesa, poi vanno al cimitero. Fatto tardi naturalmente nel frattempo, quindi lo lasciano in questa specie di camera mortuaria e l'indomani lo devono tumulare. Giuffà sempre fermo immobile e il commerciante della berretta, tutti vanno via, solo il commerciante della berretta nascosto dietro una colonna che aspetta. Vediamo che succede. Giuffà non si può muovere, tutto fermo. Cala la notte in questo posto isolato. Ci va un gruppo di ladri. Hanno fatto una rapina grossa, devono dividersi un bel bottino. Vanno in un posto isolato, la camera mortuaria del cimitero. Si infilano in questa camera dove non c'è nessuno, naturalmente quello ben nascosto, il commerciante, tirano fuori questo sacco di soldi. Cominciano a dividere, si fanno le parti. Una a me, una a te, avanza una monetina. E nessuno vuole rinunciare alla monetina. Allora uno dei ladri dice: sentite, inutile che litighiamo, io ce l'ho un'idea di come fare. Hanno portato oggi un morto, che è lì con la cassa ancora aperta. Noi gli apriamo la bocca. E facciamo una bella gara. Chi riesce a lanciare la monetina dritto in bocca si prende anche la monetina. Io ci sto. Andiamo, gli aprono la bocca. Quello sempre immobile, senza respirare. Si mettono a una certa distanza. Giuffà la prende tra i denti e si alza. Cos'è questo sacrilegio? Morti! Alzatevi dalle tombe e vendichiamoci! Naturalmente i ladri sono terrorizzati. Scappano. E Giuffà, bello contento. Altro che lavorare. Guarda che bottino che ho fatto. Tutti i soldi di tutte le parti di tutti i briganti sono miei. E invece spunta il commerciante della berretta. Fermo là! Tu ancora mi devi dei soldi. E se non era per me... Tu questi noi adesso dividiamo. Si dividono i soldi. Uno a me, uno a te, uno a me, uno a te. E gli avanzano 5 grani. Sarebbe come dire oggi 5 centesimi. Però è una questione di principio. Nessuno dei due vuole la parte più corta. E cominciano a litigare. I 5 grani, io. No, i 5 grani toccano a me. Nel frattempo i ladri che si erano allontanati cominciano a riavvicinarsi lentamente alla casa per cercare di capire cosa stava succedendo. Si avvicinano, accostano le orecchie e sentono: i 5 grani li voglio io! No, giù le mani dai miei 5 grani! Hanno fatto parti da 5 grani di quel gran bottino e non ci sono quote per tutti. Chissà quante migliaia di morti sono venuti fuori a cercarci. Scappiamo, si disperdono e non tornano mai più. E questo spiega perché nel paese di Giuffà ancora oggi
di ladri non ce ne sono. E Giofai il mercante? E quelli forse sono ancora là che litigano.